Buongiorno a tutte e tutti, bentrovati in sala consiliare, presso la sala consiliare del comune di Altamura per questa presentazione di questo evento, di questa camminata per la salute mentale. Vi faccio i complimenti per la puntualità nell'essere qui oggi alle ore 12 in punto e anche i complimenti per l'iniziativa, perché insomma è fondamentale parlare di questo tema che viene poi celebrato domani, ne parleremo quindi domenica 13, ma è necessario continuare a farlo ogni anno e forse anche ogni giorno. Io inizio subito col dare la parola al padrone di casa, al sindaco del comune di Altamura, il professor Vito Antonio Petronella, per i saluti. Grazie, buongiorno e benvenuti nella sala consiliare del Comune di Altamura. Io porto i saluti del nostro Presidente del Consiglio Comunale, di tutti i consiglieri, degli assessori e di tutti i cittadini altamurani. È un'iniziativa lodevole e degna di interesse, perché le persone in difficoltà in questo periodo storico-sociale sono tante e noi abbiamo il compito, il dovere di aiutare le persone che hanno difficoltà, ma anche le loro famiglie, perché le famiglie vivono i problemi tutti i giorni in maniera intensa. Alcune famiglie rispondono in maniera positiva perché riescono a comprenderne i contenuti. Altre famiglie purtroppo non ce la fanno e noi dobbiamo sensibilizzare proprio queste famiglie. Noi lavoreremo al fianco dell'ASL, che ringraziamo per questa iniziativa e perché ci ha voluto coinvolgere. Siamo a disposizione anche per ulteriori, per altre iniziative. Non daremo mai spazio a interventi offensivi nei riguardi di queste attività, perché poi potrebbero anche insorgere. Noi siamo a vostra disposizione. Io vi ringrazio tutti, ringrazio gli altri comuni presenti e passo la parola direttamente ad altri. Ecco, prego Michele, per il comune di Grumo. Sì, grazie a tutti, buongiorno, grazie per l'ospitalità del sindaco collega Petronella. Sì, anch'io ovviamente non posso che ringraziare l'associazione, la ASL, la dottoressa Lobbacaro in primis per l'impegno costante, continuo. Mi piace questa idea del camminare insieme e quindi camminare insieme con le famiglie, come è stato già detto, con le persone fragili, ma soprattutto con gli operatori e quindi con le istituzioni. E quello che serve sempre di più è fare rete e poter collaborare, perché un problema così serio, così grave, se si affronta insieme, se si collabora insieme, ognuno per la sua parte, sicuramente si riesce a fare bene. Ben vengano queste iniziative, il Comune di Grumo sarà, come tutti i comuni credo, non ho motivo di dubitare, saremo sempre presenti, sempre al fianco, al vostro fianco. Grazie e buon proseguimento di giornata. Grazie. Allora, ovviamente si parla di una rete di 10 comuni, quindi abbiamo ascoltato Altamura, abbiamo ascoltato Grumo, ora passo la parola al consigliere delegato, il dottor Ragusino di Toretto, e successivamente all'assessore del comune di Acquaviva, Ima Morano. Buongiorno a tutti. Grazie al padrone di casa, al sindaco Petronella, alla dottoressa Lobbacaro e a tutti i presenti. Porto i saluti del sindaco Rotunno e di tutta l'amministrazione comunale di Toretto e del sindaco avvocato Bozzi del comune di Binetto. Anche noi come comune siamo vicini a queste problematiche e, come ha detto il sindaco Minenna, è bello il cammino insieme per la salute mentale. Noi come comune anche saremo sempre vicini a queste iniziative e ben vengano altre iniziative del genere. Grazie ancora e passo la parola alla collega di Acquaviva. Buongiorno,
Buongiorno, io sono Imma Morano, sono assessora alle politiche sociali del Comune di Acquaviva e porto i saluti dell'avvocato Marco Lenoci, il nostro sindaco, e dell'intera amministrazione. Ringrazio la dottoressa Lobaccaro, il DSM2, che ha svolto questo lavoro di tessitura molto importante. Ringrazio anche il Comune di Altamura per l'ospitalità quest'oggi. Quello della salute mentale è un tema che ci deve vedere tutti insieme, perché non è una problematica da lasciar vivere in solitaria. Le associazioni che sono presenti nel nostro territorio lo sanno benissimo ed è lodevolissimo il loro impegno costante nel mettere in dialogo le istituzioni all'interno dei loro territori. Noi come Acquaviva ci saremo, continueremo ad esserci, sono noti i nostri programmi, i nostri impegni a favore di questa problematica e continueremo a farlo. Saremo presenti anche domenica con una folta rappresentanza dell'amministrazione per camminare insieme, come diceva il sindaco Minenna, perché questo problema va affrontato insieme. Lo sanno le famiglie, lo sanno gli operatori, lo sanno e lo avvertono anche coloro che nella sofferenza della malattia mentale vivono. Non dobbiamo mai lasciare soli, questo deve essere l'impegno delle nostre amministrazioni e Acquaviva c'è. Grazie. Grazie quindi a tutti i comuni che sono intervenuti, a tutti coloro che poi hanno dato la loro conferma e partecipazione. Dicevamo, parliamo di una collaborazione, di una sinergia che si è creata fra le amministrazioni comunali e la ASL, in particolar modo il Dipartimento di Prevenzione di Salute, il Dipartimento di Salute Mentale. Io passo quindi la parola al direttore, al dottor Di Sciascio. Buongiorno a tutti, ringrazio naturalmente tutti i convenuti e in particolare il sindaco di Altamura che ci ospita in questa sala. E io sono direttore del Dipartimento di Salute Mentale e quindi mi occupo di una serie di aspetti, anche e soprattutto di tipo organizzativo, all'interno di tutta la salute mentale che riguarda la nostra ASL. Voi sapete, il 10 ottobre è stata identificata come data per celebrare la giornata mondiale per la salute mentale, così come si fa per tanti altri disagi umani naturalmente che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ricorda e celebra in varie giornate di questo tipo. Quindi domani sarà effettivamente il giorno in cui in tutto il mondo ci saranno tutta una serie di eventi, tra i quali quelli che abbiamo organizzato anche noi. Colgo l'occasione anche per dire che io, tra le altre cose, sono anche il direttore del reparto di psichiatria dell'ospedale Perinei e quindi anche lì domani faremo un evento con le scuole, perché evidentemente è importante anche lavorare con le nuove generazioni rispetto alla sensibilizzazione a questo tema. Fino a qualche anno fa si parlava di possibilità che una persona incorresse nella vita in un problema di salute mentale che doveva riguardare intorno a una persona su 10. Oggi purtroppo le stime parlano di 1 su 5, se non 1 su 4. Questo significa che circa il 20-25% della popolazione mondiale può soffrire nella vita di un problema di salute mentale, che non significa avere necessariamente una malattia gravissima, ma avere un problema di disagio che ha a che fare ovviamente con gli assetti di salute mentale. Quindi capite bene che questo è un problema che ci riguarda un po' tutti, perché io faccio sempre quegli esempi banali tipo: se siamo 100 in un condominio, 20-25 di noi hanno qualche problema di questo tipo. E questo significa che quindi anche nel piccolo della nostra esperienza quotidiana imbattersi in problemi di questo genere è molto frequente, così come è molto frequente ovviamente in tante famiglie. Quindi l'attenzione da porre sulla salute mentale, al di là di quelli che sono, diciamo così, gli aspetti che sono indispensabili di farci conoscere, di farci sentire, di far sentire la nostra voce rispetto a quello che facciamo insieme agli utenti, insieme alle famiglie e insieme naturalmente a tutti gli operatori che si impegnano quotidianamente, pur essendo sempre di meno, perché purtroppo c'è da dire anche questo: noi soffriamo
nel nostro Paese una carenza di organici significativa, che non sembra avere da qui a qualche anno non avrà un miglioramento significativo da questo punto di vista, e quindi anche i piani assunzionali e quant'altro non ci aiuteranno moltissimo. Quindi dovremo assolutamente lavorare anche con, non soltanto con gli operatori propriamente detti, ma anche con tutti quegli stakeholder e tutte quelle altre persone che possono, anche in termini volontaristici, offrire il loro impegno per la gestione di un problema che è veramente, purtroppo, direi dilagante. Peraltro ci mancava soltanto il Covid negli ultimi anni a far peggiorare ulteriormente questa situazione, per cui anche dal punto di vista epidemiologico stiamo osservando non solo un aumento dei casi di problematiche attinenti alla salute mentale, ma soprattutto a una precocizzazione dell'età di insorgenza, per cui vediamo sempre più ragazzini, bambini che cominciano ad avere questo tipo di problemi. Quindi il fenomeno è veramente molto molto grande, e io mi auguro che giornate come questa, che sono sicuramente molto importanti, non siano poi fini a se stesse, perché la vera sfida della salute mentale non è il 10 ottobre, inizia dall'11 ottobre in poi, e deve essere quella naturalmente la forza che ci deve guidare, l'impegno che ci dobbiamo mettere, perché di salute mentale buona ne giova tutta la società. E quindi ovviamente questo significa che tutti quanti dovremmo impegnarci un po' di più nell'attenzione, nella sensibilizzazione e naturalmente anche nel sostegno alle istituzioni che se ne occupano. Vi ringrazio e vi saluto. Grazie ai sindaci dell'Alta e della Bassa Murgia, che sono sempre presenti con il nostro dipartimento. Grazie in modo particolare al sindaco di Altamura, che quest'anno ha voluto ospitarci offrendoci veramente un supporto sostanzioso, non solo col patrocinio, no? Come si fa normalmente, ma veramente in maniera concreta, con supporti anche economici oltre che organizzativi. Quindi veramente vi devo ringraziare. Grazie al dottor Di Sciascio, che è il direttore del nostro dipartimento, perché senza ovviamente il suo nulla osta, senza la sua approvazione rispetto a queste iniziative, non ci sarebbe stata la possibilità di fare alcunché. È molto importante che noi ci sentiamo parte di un sistema più grande, e sicuramente il sistema ASL, il sistema poi più piccolo del Dipartimento di Salute Mentale, è fortemente sensibile alla problematica della salute mentale. Lo dice il dottor Fruscio in ogni intervento, quando capita l'occasione di intervenire a eventi simili. Come ci siamo organizzati? Noi quest'anno abbiamo voluto fare prevalentemente un evento unico per tutto il CSM, mentre l'anno scorso ci eravamo un po' diffusi su tutto il territorio, nei vari mercati, eccetera, a fare promozione. Quest'anno abbiamo voluto fare un unico evento grande, proprio per rinsaldare quel patto territoriale con tutta la comunità rappresentata dai 10 comuni. Noi abbiamo un'area di 205.000 abitanti, spesso comuni distanti, molto distanti fra loro, a volte anche poco collegati fra di loro, e per cui le amministrazioni di tutti i comuni sono state da sempre sensibili a cercare di creare quella comunità che serve proprio per supportare il discorso di una salute che non può costruirsi solo nei nostri ambulatori. La salute mentale non appartiene solo alla sanità. L'abbiamo detto in vari eventi, la salute mentale si costruisce nella comunità, e con questo evento della camminata, certo molto suggestivo, è vero, camminiamo insieme, no? Tutti quanti insieme, ma con questo evento in particolare abbiamo voluto sia appunto rinsaldare quel patto territoriale che ufficialmente 2 anni fa avevamo stilato con i vari comuni, con le varie amministrazioni, anche lanciare un messaggio rispetto agli stili di vita, perché stiamo lavorando molto nel nostro CSM sulla
diciamo su quello che sono interventi di medicina di iniziativa poi, cioè vogliamo che tutti gli ambulatori si mobilitino perché ci siano per esempio delle camminate sportive almeno una volta alla settimana, due volte alla settimana, grazie al supporto dei nostri tecnici della riabilitazione, degli infermieri che sono veramente entusiasti di fare questo tipo di lavoro, di offrire questo tipo di lavoro, perché star bene comincia dall'inizio, comincia con appunto curare il proprio fisico e sicuramente curare in questa maniera anche la nostra mente, anche con la socializzazione che questi eventi permettono. Niente, io non posso che ringraziare poi, perché vi dico che è stato molto molto faticoso organizzare questo evento, ma anche è stato molto divertente, molto entusiasmante, perché hanno partecipato con noi le associazioni, in primis dei familiari, in modo particolare l'associazione, la PSM, il Tasso di Toritto, Acquaviva e anche Gioia del Colle, esteso anche all'altro CSM, anche l'associazione Il Sorriso di Altamura Gravina, l'associazione ATSM Speranza di Sant'Eramo, e quindi loro hanno dato un forte contributo, e poi tutte le strutture riabilitative del territorio, residenziali e semiresidenziali. Devo ringraziare quindi l'Auxilium in primis, ci offrirà le pettorine che indosseremo domenica, poi la Fondazione EPAS e la CRAP San Francesco e la CRAP Fratello Sole di Cassano, tutte e due sono di Cassano, quindi le strutture riabilitative sono con noi, lavorano con noi, e poi una rete vastissima di associazioni di volontariato. Abbiamo avuto proprio problemi nel nominarle tutte, per cui stiamo cercando di capire come fare per testimoniare il nostro ringraziamento a tutte queste associazioni, però si è creata veramente una bella rete sinergica che è finalizzata a testimoniare che non c'è salute senza la salute mentale, ovviamente. E niente, quindi ringrazio anche i mass media che sono stati sensibili al nostro invito. Niente, spero che si diffonda sempre di più questo messaggio. Poi domenica alle 9 vi aspettiamo in piazza Zanardelli, dove ci sarà la registrazione, e quindi chi parteciperà indosserà la pettorina, e dopo un percorso nel centro storico di un paio di chilometri, 2-3 chilometri, arriveremo nella parte antistante a Palazzo Melodia, giusto, dove ci saranno i gazebo delle strutture e delle associazioni, e quindi verrà distribuito materiale informativo. Poi ci sarà anche un flash mob a sorpresa, grazie ad una scuola di danza di Altamura. E quindi ci vediamo tutti domenica, vi aspettiamo, e ancora grazie a tutti per essere intervenuti. Ho dimenticato di ringraziare il garante dei diritti delle persone con disabilità, che ci ha offerto il patrocinio e ci ha garantito che domenica camminerà insieme a noi. Ovviamente anche siamo riusciti ad avere il patrocinio della Regione Puglia e degli ordini professionali più importanti per il nostro lavoro, dall'Ordine dei Medici, degli psicologi e delle psicologhe, dei tecnici della riabilitazione, degli educatori e degli infermieri. Ah, buongiorno, io sono Michele Uggenti, sono vicepresidente dell'Associazione Sorriso di Altamura Gravina, e noi ci occupiamo di tutela e promozione della salute mentale. La nostra associazione è stata fondata 20 anni fa da un gruppo di familiari, utenti e volontari che erano interessati appunto a raggiungere questi obiettivi e a migliorare la situazione. In tutto questo periodo abbiamo collaborato sempre con le istituzioni, con l'ASL, per migliorare tutti i servizi, e ritengo particolarmente importante questa iniziativa, in quanto un problema che abbiamo sempre riscontrato e che queste iniziative permettono di superare è quell'insieme di pregiudizi, di stereotipi e di luoghi comuni che vanno sotto il nome di stigma.
e che oltre a tre vari problemi spesso impediscono a una persona che ha una problematica, specie ai suoi inizi, di rivolgersi a un professionista qualificato. Oltre a questo abbiamo riscontrato anche una difficoltà di reinserimento di persone che hanno recuperato in parte o in tutto le proprie competenze, le proprie capacità. E penso che queste iniziative, la possibilità di camminare insieme, sia fondamentale per riuscire ad affrontare questo problema. Cioè camminare insieme si può, sempre. Concludo. Vi ringrazio le istituzioni per la disponibilità dimostrata e passo la parola. Tutti, sono la presidente dell'associazione Il Tasso, è un'associazione di promozione sociale e si occupa dei pazienti psichiatrici e dei loro familiari. L'associazione promuove tante iniziative, ci sono delle iniziative stabili che vanno avanti tutto l'anno, come per esempio la biblioterapia, il giardinaggio, gruppi di lettura, la camminata che facciamo insieme al centro di salute mentale. Promuoviamo delle iniziative che sono più brevi, cioè hanno un inizio e una fine, oppure anche degli incontri che si limitano ad un solo incontro con un esperto. Cerchiamo di fare rete anche con il territorio, infatti intercettiamo altre associazioni che sono presenti sul territorio creando una collaborazione come è avvenuto per l'associazione Piovono Libri su Acquaviva, con i quali portiamo avanti dei laboratori di lettura sulla sede di Acquaviva. Oppure l'incontro che abbiamo avuto con l'associazione culturale Ombre, che si occupa di teatro e per cui abbiamo progettato insieme un progetto di teatro del quale il Comune di Acquaviva ha dato il suo patrocinio, il suo sostegno economico e che metteremo in pratica subito dopo gli eventi per la giornata della salute mentale. Tutte le nostre iniziative, tutto quello che facciamo, prima di promuoverle, prima di metterle in pratica, poiché lavoriamo in stretta collaborazione con i centri di salute mentale, vengono valutati e soppesati dagli operatori del centro di salute mentale perché possano essere delle attività che effettivamente apportino beneficio psicofisico alle persone. Le svolgiamo sempre in una situazione, in un clima, in un contesto di comprensione, di assenza di giudizio, perché questo clima permette alle persone che hanno questo tipo di disturbi di raccontare il vissuto della propria malattia. E questo passaggio è importante perché nel momento in cui la malattia e il suo vissuto viene raccontato, diventa automaticamente, ne abbassa la sua carica emotiva, ne abbassa la sua percezione e per cui si raggiunge anche una maggiore consapevolezza della malattia stessa e permette di limare quello stigma che spesso si ha nei confronti di se stesso, nei confronti della propria malattia. Perché la malattia mentale non toglie il bisogno di essere considerati e di essere valorizzati. Però se vogliamo ottenere che la società elimini lo stigma nei nostri confronti, dobbiamo anche noi fare lo sforzo di eliminare lo stigma che abbiamo verso noi stessi, verso la malattia stessa. Importanti sono anche le famiglie che sono accanto ai pazienti psichiatrici, perché quando arriva la malattia mentale all'interno di una famiglia, la travolge completamente e invade tutta la famiglia. È come se crollasse la casa, diciamo le colonne dell'intera famiglia. Per cui c'è bisogno, anche i familiari sono coinvolti, fanno parte attiva della nostra associazione, perché essi possano in un certo senso rivedere il trauma che c'è stato in seguito alla malattia. Quindi recuperare questo trauma, il che non avviene facilmente, è un passaggio che si ha con il tempo attraverso un vero e proprio percorso con se stessi,
E non solo, i familiari, oltre a essere recuperati, hanno bisogno anche di essere costantemente sostenuti, perché un paziente psichiatra vivere a contatto con una persona che ha determinati disturbi è veramente difficile e si rischia anche di ammalarsi a sua volta. Per cui le associazioni, il contesto associativo, la possibilità di parlare di questi problemi, la possibilità di fare anche delle attività che hanno benessere psicofisico, che portino alla socializzazione, a confrontarsi, dà tanto beneficio a chi vive questo problema. Gli permette di uscire dall'isolamento, gli permette di abbassare un po' lo stigma. C'è un vero e proprio percorso, diciamo, riabilitativo. E in più è importante che i familiari seguano questo tipo di riabilitazione perché possano poi diventare loro attori attivi importanti nel processo di cura del proprio paziente, possano accompagnarlo e seguirlo nel gestire la sua malattia, perché tante malattie sono croniche, per cui la persona, insomma, la porta con sé poi tutta la vita. Quindi stare accanto e cercare di comprendere, di capire, stargli accanto e guidarlo in questa sua, nella gestione di questa sofferenza è veramente importante. Quindi noi ci sforziamo di fare tutto questo. Ringrazio ovviamente tutti, insomma, la rete che abbiamo veramente costruito con questa attività, con questa camminata, perché abbiamo cercato di chiamare quante più associazioni possibili che fossero appunto nell'intera area. Molti hanno risposto e sono veramente stati contenti di partecipare, quindi speriamo che domenica siamo tantissimi. Grazie a tutti. Grazie e buona giornata.